i cittadini, le donne, gli uomini, le persone anziane, i giovani dei nostri territori hanno bisogno di alcuni punti di riferimento e il sindacato può rappresentare un punto di riferimento per i servizi che offre, per le battaglie che fa. A Città di Castello c'è un nuovo presidio di democrazia. Così è stata infatti definita la nuova sede Tifernate della UIL inaugurata nel centro commerciale Coop Le Fonti, alla presenza dei dirigenti umbri del sindacato, del segretario nazionale organizzativo della UIL Emanuele Ronzoni e del sindaco della città Luciano Bacchetta. Il sindacato dimostra ancora importanti segnali di vitalità, continua a essere ancora oggi un importante presidio di tutela dei diritti dei lavoratori e ovviamente sono assieme a tanti amici, soprattutto tanti compagni, e questo mi fa molto piacere. Abbiamo ritenuto fosse necessario per poter stare più vicino ai cittadini, ai lavoratori, ai pensionati, alle pensionate ed è sostanzialmente quello che la UIL sta facendo in Umbria per poter portare avanti meglio le trattative e per far sentire la sua vicinanza a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori. Nei nuovi uffici della UIL al primo piano della struttura sono così presenti tutte le federazioni di categoria, dall'edilizia all'artigianato, dalla scuola ai pensionati, oltre ai vari servizi di patronato e assistenza fiscale. Questo cambio di sede in un luogo più funzionale, una presenza così massiccia e sostanziale, risponde d'altronde alle esigenze sempre crescenti della popolazione tifernate che, come confermano i dati forniti, tende a richiedere sempre più spesso assistenza sindacale. Ma accanto a questa attività primaria, la UIL svolge anche un importante ruolo propositivo, individuando le priorità su cui intervenire per la crescita e lo sviluppo del territorio. Potenziamento delle infrastrutture, potenziamento dei servizi sanitari e soprattutto, io credo, noi crediamo sia opportuno creare proprio qui a Città di Castello una cittadella della salute per poter centralizzare tutti quei servizi ospedalieri che sono dislocati in parti più disparate della città.